Carissimi che ci seguite su Light Channel, un buongiorno a tutti voi e ben ritrovati insieme per meditare sulla parola di Dio. Oggi 30 ottobre apriremo la nostra Bibbia nella lettera di Paolo ai Galati al capitolo 6, il versetto 1. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. Bene, se volessimo riassumere questo versetto con due parole, potremmo dire: rialzare il fratello che sbaglia con spirito di mansuetudine. È molto chiaro l'Apostolo Paolo in questo versetto. E quando un fratello pecca, quando un fratello sbaglia, si rischia di commettere un errore ancora più grande di quello del fratello, e cioè quello di condannarlo, quello di mostrargli il suo errore, la sua colpa, non con umiltà, non con mansuetudine come l'Apostolo Paolo ci invita a fare, ma piuttosto con arroganza, con presunzione, come se noi invece non dovessimo mai sbagliare. Questo argomento mi tocca molto da vicino, perché mi ritengo una persona molto sensibile e credo che a volte non abbiamo molta sensibilità verso chi sbaglia, anche nella Chiesa. Siamo subito pronti a puntare il dito, a condannare, a mettere in risalto quello che è l'errore del fratello, la colpa del fratello. E dimentichiamo invece questo testo così chiaro dell'Apostolo Paolo, dove appunto invece siamo esortati ad avere umiltà, ad avere mansuetudine, ad avere insomma quella stessa delicatezza che vorremmo fosse rivolta a noi stessi. Perché spesso dimentichiamo che anche noi possiamo essere tentati, anche noi siamo tentati e anche noi possiamo sbagliare come quel fratello, magari non lo stesso errore, possiamo farne un altro, ma potremmo trovarci anche noi un giorno in quella situazione. Ecco perché non dobbiamo mai dimenticare che la nostra unica arma, la nostra unica forza nel rialzare quel fratello che è caduto deve essere quella dell'umiltà, quella dell'amore e quella della mansuetudine, perché questo è l'atteggiamento che il Signore vuole da ognuno di noi. Bene, cari amici, questa mattina voglio lasciarvi con questo incoraggiamento. Se c'è qualcuno tra noi che ha sbagliato, se c'è qualcuno che sa di essere nell'errore, ecco, che possa trovare da parte nostra o da parte di altri quell'amore e quell'accoglienza che ognuno di noi vorrebbe avere. Vi auguro una buona giornata e che il Signore vi benedica. A presto!